grandissima soddisfazione, grandissima felicità. Ieri abbiamo raggiunto questo risultato, che ieri, diciamo, c'è stata quella prima classifica 50 top mondo a Napoli, il Palazzo Reale, quindi in una anche atmosfera, come diceva, dell'Arena Celestiale, no? Dice, del piccolo teatro di corte. C'erano i primi 40 italiani della classifica italiana, i primi 15 America, i primi 15 Europa e i primi 15 Sud Asia Pacifica, una cosa del genere. Comunque Nessun paese eravamo asiatico, insomma. in 100 e hanno fatto una mischiata di questa classifica e noi siamo arrivati 25esimi, con grande stupore, ovviamente felicissimi. Ogni volta che si andava avanti, ventesimo, trentesimo, Tu ventottesimo. la posizione che ti aspettavi o aspettavi il tuo nome un po' prima in classifica? Questo ce lo possiamo dire Vabbè, ora. io sì, sono sempre pessimista di base, e questo aiuta, magari fa un po'. Sì. Però posso dire che ci siamo impegnati tanto, i ragazzi con Peppe, Aiello, Giovanni Giuseppe, diciamo nome e cognome, di casa Giuseppe Micciola, che sta con me da molti anni. Angelo Di Massa, lo stesso, di Monterone, Aiello. Ok. di Forio, che sta con me da molti anni, poi ci sta Valerio e Matteo di Roma, Vito, l'ultimo stagista che abbiamo preso dalla scuola Alberghiero di Ischia, che poi ieri ha fatto 18 anni, ragazzo. Auguri, auguri a Vito. E poi c'è Chaminda, che è Bangladesh, che mi aiuta a fare i fritti, siamo in 7. Felicissimi, veramente felicissimi, tutta la squadra di quinto, ovviamente. In capitale siamo i terzi. Non ce l'aspettavamo, dire la verità, non ce l'aspettavamo.